quando si acquista un prodotto, si chiede un finanziamento, la strada è sempre in discesa. Poi, quando si tratta di pagare e di rimborsare le rate, le cose si complicano. A quel punto, il sorriso del fornitore con cui avevi concluso il contratto sparisce e i modi diventano duri, sgarbati e a volte aggressivi. In qualche caso, addirittura minacciosi. Beh, come comportarsi in questi casi? In questo video voglio spiegarvi come difendervi da chi vi chiede un pagamento. Sono informazioni che potrete sempre tenere nel cassetto qualora vi dovessero servire e sono sicuro che prima o poi purtroppo vi serviranno. Ed è per questo che vi invito ancora una volta a iscrivervi al canale per restare aggiornati su tutte le novità legali di questo contorto e contraddittorio paese. 3, 2, 1, sigla. La legge. Le strategie delle aziende creditrici sono molto diverse. C'è chi usa toni concilianti e prende atto di situazioni di difficoltà concedendo dilazioni, soprattutto quando il cliente in passato si è dimostrato puntuale e fedele e quindi non si vuole perderlo. Ma c'è anche chi cerca di recuperare un credito scaduto facendo la voce grossa e cercando di intimidire il debitore con vari stratagemmi. L'obiettivo è quello di fare pressione psicologica, anche minacciando conseguenze giuridiche in realtà inesistenti, come il carcere, il fallimento o i pignoramenti. Ci sono tre casi di recupero crediti. C'è innanzitutto quello gestito direttamente dall'azienda creditrice. Di solito questa si avvale di diffide e se lo ritiene ricorre poi agli avvocati. Gli avvocati potranno mandare diffide o agire in tribunale con un decreto ingiuntivo. Poi c'è chi gestisce il recupero crediti tramite soggetti esterni come le società dei call center. Queste ultime incassano una percentuale sul ricavato. C'è quindi un interesse ad ottenere in fretta il pagamento. Questo spinge gli operatori a pressare i debitori, talvolta con un vero e proprio stalking per indurli a pagare subito e così incrementare le proprie commissioni che sono calcolate sull'entità delle somme recuperate. C'è però da dire che le società di recupero crediti non possono agire contro il debitore perché non sono titolari del credito, per cui nonostante le minacce verbali o scritte, qualora non riescano in tale compito, non ci sarà alcuna conseguenza e la pratica torna alla società creditrice che poi deciderà il da farsi, eventualmente avviando in prima persona le azioni giudiziarie oppure abbandonerà il tutto. Il terzo modo per gestire il recupero crediti è quello di vendere il credito a una società terza. Quest'ultima paga un prezzo spesso irrisorio che va dal 10 al 30% a seconda delle possibilità di recupero. Succede ad esempio con le banche, queste hanno dei crediti deteriorati verso i clienti e per evitare di avere passività cercano di cedere il credito a soggetti terzi in cambio di un corrispettivo minimo. Il cessionario del credito contatterà il debitore e si accontenterà di un pagamento che sia superiore a quanto pagato alla società cedente, cioè alla banca. Quindi, ad esempio, se il credito è stato pagato al 10% del suo valore, basterà offrire un pagamento in saldo e stralcio al 30% del debito originario per accontentare la società cessionaria e liberarsi così da ogni obbligo. Le società cessionarie, però, in quanto ormai titolari del credito, potrebbero anche agire con i propri avvocati. Detto ciò, ora vediamo come difendersi da chi vi chiede un pagamento. La prima cosa da fare quando si viene contattati da qualsiasi soggetto diverso dal proprio fornitore, come una società di recupero crediti, è apprendere da dove sorge il debito, quando e in che modo è stato contratto e a quanto ammonta. Il credito richiesto in pagamento deve risultare da prove certe e possibilmente documentali. Fatture già emesse, lettere raccomandate, messaggi di posta elettronica, pratiche di cessioni del quinto dello stipendio e così via. L'esistenza del credito può anche risultare da moduli compilati su internet o da telefonate registrate per i contratti conclusi a distanza, come ad esempio la sottoscrizione di un abbonamento alla Pay TV. L'essenziale è che il soggetto che sta sollecitando il pagamento sia in grado di indicare esattamente la fonte dalla quale sorge il credito, ad esempio, come vi dicevo, un contratto stipulato in una certa data con tale società e per un determinato oggetto. Il debitore ha diritto a ricevere tutta la documentazione necessaria per verificare se tutto ciò che gli viene chiesto è legittimo. Se l'interlocutore mostra remore a fornire tale documentazione o magari si dimostra vago, è molto probabile che la richiesta di pagamento sia errata o comunque infondata. Quindi andateci piano a pagare subito.
Bisogna distinguere nettamente i casi in cui la richiesta di pagamento promani direttamente dal soggetto con il quale era stato concluso il contratto, come ad esempio un operatore telefonico, il fornitore di energia elettrica e gas o la propria banca, dal caso in cui il creditore si sia rivolto per il recupero ad un soggetto terzo, come una società di recupero crediti. Mentre nel primo caso l'identità del richiedente è chiara, a parte i possibili casi di truffe, specialmente se la richiesta arriva per telefono o via email e viene chiesto magari di comunicare o inserire in risposta ai propri dati personali, nel secondo caso chi si presenta deve provare di aver ricevuto l'incarico di recuperare il credito dal creditore originario. L'incarico conferito deve risultare da un'apposita dichiarazione in cui la società di recupero si qualifica come cessionaria del credito o come semplice incaricato dal creditore al recupero. Nel primo caso il credito è diventato suo e quindi si potrà trattare con essa per ottenere una riduzione dell'importo dovuto o una dilazione nei termini di pagamento. Nel secondo caso invece il soggetto agisce come semplice mandatario del recupero da parte del creditore e quindi non ha questi poteri dispositivi. Anche nelle telefonate è fondamentale capire subito chi è che chiama. Bisogna farselo dire dall'interlocutore in modo chiaro, facendosi indicare il nominativo della società che lo ha incaricato e i recapiti di contatto, in modo da capire qual è la sua legittimazione al tentativo di recupero prima di rispondere a qualsiasi domanda. È un vostro diritto conoscere il nome dell'operatore, il numero da cui chiama se questo appare anonimo e il nome della società di recupero per cui opera. In base alla normativa sulla privacy, qualsiasi richiesta o sollecito di pagamento di un debito deve essere rivolta a chi lo ha contratto e non ad altri soggetti come i familiari, i colleghi di lavoro, i vicini di casa, il portiere dello stabile o l'amministratore del condominio. Qualche agenzia di recupero poco seria usa mandare i propri incaricati al domicilio del debitore. Costoro, se non trovano l'interessato, si rivolgono ai soggetti legati a lui da un vincolo di parentela o di prossimità, ad esempio il genitore di un ragazzo che ha acquistato un'autovettura, spiegandogli che c'è un inadempimento e cercando così di fare pressione indiretta attraverso di loro per ottenere il pagamento. È evidente la lesione della riservatezza e il discredito sociale che ne consegue se qualcuno dei soggetti contattati in questo modo viene a conoscenza di un inadempimento di un proprio familiare, un collega o un amico. Il garante della privacy ha chiarito che sono illecite le modalità invasive di ricerca del debitore, come quelle che comportano ad esempio la visita al domicilio o sul luogo di lavoro con comunicazione ingiustificata a soggetti terzi dell'esistenza del debito e del suo ammontare. Quindi l'incaricato della società di recupero, se non riesce a parlare con il diretto interessato, non può esporre la richiesta di pagamento ad altri soggetti. Sono altresì illecite le telefonate preregistrate, ossia sul disco e senza un interlocutore reale, perché a queste chiamate potrebbe rispondere un soggetto diverso dal debitore, specialmente se arrivano sull'utenza fissa di casa. È altresì illecito l'invio di missive che recano sulla busta esterna la dicitura recupero crediti o frasi simili in modo da rendere visibile agli estranei l'oggetto della comunicazione, permettendo così di capire di che cosa si tratti. È illegittima l'affissione di avvisi di ora o intimazioni di pagamento sulla porta di casa del debitore. Ricordate però che l'incaricato di una società di recupero crediti è un soggetto privato, non un pubblico ufficiale come l'ufficiale giudiziario. Perciò non avete l'obbligo di aprirgli la porta di casa, di rispondere alle sue missive e nemmeno di parlare telefonicamente con lui. Alcune società di recupero, specialmente nei contatti telefonici o nelle visite dirette, usano sistemi di pressione per convincere l'interlocutore a pagare il debito e a farlo in fretta. In realtà le motivazioni sono spesso false e vengono addotte come spauracchio. Ad esempio la minaccia del carcere, che avviene quando si prospetta la possibilità di denuncia per il reato di truffa o insolvenza fraudolenta. In realtà il mancato pagamento è quasi sempre un inadempimento di natura civile che non comporta alcuna conseguenza penale. E poi magari c'è la prospettazione del fallimento, che però può riguardare solo alcune categorie di debitori come gli imprenditori commerciali con determinate caratteristiche e non certo i consumatori privati. Poi si paventa il pignoramento dei beni immobili, conti correnti, stipendi, pensioni e chi più ne ha più ne metta. Ciò può avvenire però solo a seguito di un provvedimento emesso dal giudice e non in automatico. Inoltre il debitore prima di subire il pignoramento ha diritto di essere preavvisato con l'atto di precetto. E non in ultimo c'è l'iscrizione in centrale rischi alla CRIF come cattivo pagatore. In realtà ciò si realizza solo per i debiti insoluti che erano stati contratti verso banche o società finanziarie, non con altri creditori, come ad esempio quelli che forniscono le utenze della luce e del gas.
Costituisce reato una richiesta di pagamento formulata in modo insistente rispetto alle finalità perseguite, come ad esempio nel caso di telefonate continue e ripetute più volte nella stessa giornata, anche da parte di operatori diversi della stessa società, o magari in orari inusuali, come al mattino presto o nella tarda sera, in modo da sfiancare la resistenza del debitore. Questi comportamenti sono illeciti e le pressioni del creditore o di chi agisce per suo conto, volte a realizzare una coercizione indebita della volontà del debitore, possono integrare, a seconda dei casi, i reati di violenza privata, di minaccia o molestie. Perciò la vittima può addirittura arrivare a una denuncia per stalking. Il nullatenente non ha nulla da perdere e nulla da rischiare, quindi anche se non paga non subirà alcuna conseguenza, salvo ovviamente l'iscrizione alla centrale rischi come cattivo pagatore se il creditore è una banca, e ciò implicherà l'impossibilità di chiedere un prestito in banca o l'emissione di assegni, l'apertura di conti correnti e il rilascio purtroppo di carte di credito. C'è però da dire che proprio nei confronti dei nullatenenti è stata prevista una particolare disciplina, la cosiddetta legge sul sovraindebitamento, che consente di rivolgersi al giudice affinché il giudice stesso riduca sostanziosamente o cancelli addirittura del tutto il debito. Il debitore nel primo caso dovrà fornire una minima garanzia di pagamento in percentuale, ad esempio un pagamento al 30%, magari con una concessione del quinto dello stipendio o la vendita di un immobile, mentre invece nel secondo caso, ossia per ottenere la totale cancellazione del debito, dovrà dimostrare di non avere alcun reddito o capitale da cui attingere. Questa è la legge. Questa è la legge. Questa è la legge. Ciao amici, se vi interessa sapere cosa dice la legge, come va interpretata, cosa si può fare e cosa non si può fare, il tutto in un linguaggio semplice ed accessibile a tutti, iscrivetevi al mio canale. Questa è la vera legge.